ecco qua ai nostri microfoni per la prima volta il team manager Massimo Bussalino. Allora, come prima domanda vi chiediamo un commento su questa partita che si è fatta caldissima sul finire. Sì, una partita un po' difficile, loro molto bravi, molto aggressivi, noi molto giovani, quindi va bene, la cosa positiva è aver portato a casa due punti e aver fatto giocare tanti ragazzi, soprattutto quelli che stiamo un po' testando per vedere il futuro, e comunque qualche risposta positiva c'è stata. Credo che sicuramente i ragazzi, soprattutto i due 2005 che oggi erano in rosa, che hanno giocato, abbiano dato ottimi risultati. Prospettive per il futuro, che si spera il prossimo anno sarà un campionato normale, tra virgolette? Ci stiamo lavorando, siamo visti anche in settimana, giusto per parlare di quello che succederà da settembre in avanti. Sicuramente una parte dei giovani farà parte delle future prime squadre, dipenderà molto da loro, il loro impegno è tanto, vediamo poi in campo quello che riescono a fare, però noi ci puntiamo e gli diamo tutti gli strumenti possibili, poi vediamo cosa succede. Benissimo, ti ringraziamo. Grazie, grazie a tutti. Ed ecco di nuovo ai nostri microfoni coach Andrea Brovia. Allora, partita che si è scaldata alla fine, grande agonismo, grande alla fine comunque fair play da parte dei ragazzi, vittoria che poteva andare tutte e due le squadre, la scampata al My Basket. Giudizio prima sulla partita. Sì, la cosa positiva di giocare le partite punto a punto è che ogni palla è importante, quindi i palloni alla fine della partita poi pesano, e il fatto che alla fine c'erano quattro, c'ho anche il fantasma sulla spalla. C'erano quattro under in campo alla fine, questo è una cosa che gli ha dato esperienza, gli ha dato la possibilità di giocarsi nel finale la vittoria, quindi sicuramente è da giudicare positiva, ma il fatto proprio di aver giocato in modo agonistico per tutta la partita per 40 minuti sicuramente è crescita per noi, è crescita. E forse te l'avevamo già chiesto, ma le prospettive per un altro anno, come abbiamo già chiesto a Massimo, si spera sarà dei campionati normali. Cosa pensi di fare il My Basket come prima squadra e come giovanili? Cosa ci dobbiamo aspettare? Ma sicuramente adesso che la Coppa è finita ci incontreremo per l'ennesima volta per parlarne, e faremo delle valutazioni e sicuramente vogliamo essere competitivi l'anno prossimo. Questa Coppa è servita tantissimo per valutare i ragazzi soprattutto, e quindi sia come conferma sia come dubbi, e per cui cercheremo di affrontare l'anno prossimo provando a vincere più partite possibili. Vediamo che inserimenti fare, che under confermare, però diciamo che la base c'è. Perfetto, ringraziamo coach Andrea Brovia, grazie a tutti.